sconfitta oltre misura per Oginate, che è partita con un 11-0 ad handicap e poi è stato veramente difficile rimanere in gara. Sì, non c'è niente da dire sulla partita, mi sembra che Saronno sia un altro livello rispetto alla nostra pallacanestro, dove noi non siamo assolutamente, non possiamo competere con una squadra del genere in questo momento. Oltretutto mi sembra che questa partita a noi è valsa l'esperienza, soprattutto per alcuni giocatori che non hanno mai giocato certi tipi di partite, certi campionati, e continuiamo nel nostro percorso sapendo che fosse l'unico piccolo rammarico. All'inizio potevamo avere un po' di fiducia, invece ci siamo un po' sfiduciati e la partita ha preso la piega da prendere. Però non, ti ripeto, non ho nessun tipo di rammarico, di situazione negativa. Avevi parlato in settimana di voler sfatare il tabù di Saronno, non è andata bene neanche questa volta, ancora non si è vinto a Saronno. Oginate però ha il suo campionato da giocare e la zona playoff non è così lontana. Sì, no, è vero, ma è un tabù che non sfatterò mai, anche perché ho allenato anche qui e quindi non vincevo neanche quando allenavo qua, quindi va bene così, ma continuiamo così. No, sicuramente, noi abbiamo il nostro obiettivo, abbiamo fatto delle scelte di far giocare tanti giovani, di far crescere dei giocatori, sette di questi giocatori non hanno mai giocato questo campionato, si vede, e per Saronno per noi in questo momento è un livello troppo alto, troppo inarrivabile, soprattutto perché siamo nel momento cruciale del campionato, loro è il nostro obiettivo. Noi le altre sei partite che rimangono cercheremo di giocare, di vincere quelle che possiamo vincere e soprattutto magari di migliorare anche come bagaglio di esperienza per i giocatori che hanno più bisogno, serenamente. Grazie mille. Ciao, grazie a te. Ciao. Grazie.